Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora in questo video, come potete leggere dal titolo, è un video recensione di un solo prodotto ed è questa piastra lisciante della Imetec bellissima. Si chiama Revolution BHS100 ed è una piastra rotante con innovativa tecnologia automatica. Regala ad ogni donna il suo stile, modella i tuoi capelli come desideri. Vediamo se c'è scritto qualche altra cosa. Allora, garantisce una distribuzione del calore uniforme e una scorrevolezza perfetta, fornendo allo stesso tempo massima protezione per capelli straordinariamente splendenti. Thermo control, regolazione digitale della temperatura da 120 a 210 C, 10 livelli di temperatura per un massimo rispetto dei capelli. Display LCD, interruttore on off, cover protettiva. C'è scritto ancora qualche altra cosa. Cilindro autorotante con doppio verso di regolazione per realizzare in modo facile e veloce il tuo style. Qualche altra cosa. Pettini modellanti per raccogliere e tenere composta la ciocca. Inserti in silicone per mantenere dolcemente in tensione la ciocca per uno styling perfetto. Non c'è più nulla. No. Ci dovrebbe essere 10.000 foglietti illustrativi. Allora, la piastra è questa, è in nero con inserti in viola, ha un cavo nero con un attimo solo, presa italiana e si gira il filo, quindi non si annoda. La piastra appena aperta si presenta così, quindi senza la cover di protezione. Questa è la parte che si riscalda e questo è, diciamo, la piastra in sé, si chiude, eccetera. Ha vari pulsantini, ovviamente l'accensione, il più e il meno per la temperatura e il cambio di senso di rotazione, il blocco per la piastra e un altro tastino qua dentro per azionare la rotazione. Si inserisce la cover di protezione onde evitare di ustionarsi le dita in questo modo. Fa un semplice clic, c'è un cavo di qua e un altro di qua. Si inserisce all'interno, fa clic e si chiude. Inserisco la presa. Ok, andiamo ad accendere tramite il pulsantino e non so se si riesce a vedere, si è illuminato il LED e c'è la temperatura 170 con Ready che pulsa, quindi significa che sta arrivando a temperatura. Ovviamente si può alzare o abbassare e qui all'interno c'è un cerchio che ruota, che fa vedere qual è la direzione che al momento ha la piastra e la freccetta su o verso giù, così vi indica qual è il senso del movimento. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà per capire il senso del movimento, ma poi alla fine diventa abbastanza semplice. Ovviamente si inizia ad utilizzare quando la piastra è arrivata a temperatura, basta inserire la ciocca all'interno, chiudere, premere dietro il tasto Rotations e parte. Bisogna comunque stare attenti, come dicevo prima, al senso della rotazione, perché se si sbaglia, i capelli invece di scivolare all'interno salgono verso l'alto e non funziona praticamente. Con questo tipo di piastre si possono effettuare diversi look. Come si può vedere dall'immagine, c'è il look tipo ciocche all'infuori, un bel mosso molto morbido, un liscio con punte all'interno e un liscio perfetto. Io per il taglio che, non guardate oggi, cioè oggi faccio una recensione su un prodotto per capelli, ho i capelli terrificanti, sorvoliamo. Comunque per il taglio che mi ritrovo in questo momento, io l'unica cosa che posso fare ovviamente è piastrarli in modo liscio o mosso, anzi il taglio è più bello con il capello mosso e
questa ciocchettina che ho avanti la posso, se anche con capello liscio, girarla verso l'esterno di modo tale che non mi cavo gli occhi, oppure tenerla perfettamente liscia. Quindi diciamo i lisci con movimento, sia quello all'esterno che quello all'interno, non li ho provati perché il mio taglio non me lo permette. Però tipo mia madre porta il caschetto e, con le punte che vanno verso il giù, verso giù, e lei le fa sia lisce che ovviamente arrotolate, così come mia sorella pure porta il carré, e sono facili da fare. Basta tenere in posa la piastra, se vuoi fare la punta all'interno la tieni così e la giri leggermente, in caso contrario la devi prendere al contrario e tenerla in esterna, diciamo così. Ok, ora vi lascio a due clip, una per il mosso e l'altra per il liscio, perché le ho registrate ovviamente prima di fare la recensione, giusto per farvi vedere come effettuo la piega. Ok, per fare i capelli lisci vado a mettere, io più o meno ho messo a 180, e con la rotazione di modo tale che quando scendo non si incastrano i capelli, quindi che vada dall'esterno verso l'interno. Prima, nel frattempo che si riscaldi, pettino un attimo i miei capelli. Li ho lavati con i prodotti liscianti di G-Cube, se vi interessa la recensione di quello shampoo e di quella maschera ve lo lascio giù nell'info box. Non ho usato spazzole né niente, sono soltanto asciugati così velocemente con il phon. Piastra aperta, inserisco, chiudo, aziono la rotazione e scendo. Ecco qua. Evito di andare troppo veloce di modo tale che i capelli non si spezzino all'interno. Questo è il modo che lo utilizzo per effettuare una piega molto liscia, anche se regala molto volume questo tipo di apparecchio. Non ne mettete troppo all'interno, altrimenti si arrotolano e non riuscite a piastrarli perfettamente. La cosa che mi piace molto di questo apparecchio, specialmente per quando si vuole lisciare il proprio capello, è che di solito con la piastra, quando si arriva qua, si ha quell'effetto, diciamo, di scalino, perché ovviamente non riesce ad arrivare fino alla cute. Invece, essendo un prodotto tondo, quando vado a inserire riesco ad arrivare molto vicino, ma non mi fa quell'effetto dello scalino, così come accade anche con le piastre che sono leggermente tonde. Invece quelle quadrate avete lo scalino. Ora devo pensare a queste due ciocche laterali. Allora, normalmente le prendo insieme a quelle già fatte, tipo questa qui che è relativamente piccola, l'accorpo a una porzione di capelli con quelle restanti, poi la inizio a dividere, mi serve un'altra pinzettina, pochi capelli, pinzettina un po' più piccola, quindi divido questa ciocca più grande dove ho accorpato la ciocchetta laterale, la tiro, la divido un attimo, la fermo e ora vado a piastrarla e a unirla a quelle che ci sono sotto. Rotazione va bene e vado giù. Tengo sempre ovviamente la punta del capello e alla fine accorpo con quelli che c'ho sotto. Spero che questo rumore della piastra faccia sentire bene l'audio, sinceramente non ho notato
Dovevo fare delle prove, non ci ho pensato. Continuo a prendere la ciocchettina e a lasciare fuori un pezzettino. E tiro anche questa. E a corpo sotto. E ora l'ultima sopra qui, di lato. Ecco, sistemo ancora per accorpare i vari pezzi. Prendo soltanto la parte corta e la ripasso. Però l'effetto liscio con questa piastra rotante, questo è l'effetto proprio liscio liscio liscio, con un po' di volume rispetto a una piastra classica. Mettiamo solo che pettino verso l'indietro, e questo qua, quindi molto setoso, mi piace tantissimo. Per quanto riguarda l'effetto riccio tra virgolette, il mosso, viene un effetto molto molto naturale, non so se si riesce a vedere. Il boccolo è veramente larghissimo, anche perché la piastra di per sé ha un diametro relativamente ampio. Quindi ora vi faccio vedere un pochino la parte alta, come io realizzo questo boccolo leggero. Prendo una ciocchettina, anzi, faccio un attimo. La temperatura Imetec consiglia di metterla molto alta, anche perché chiudendo e facendo ruotare la piastra non è che rimane sempre fissa su quel punto, ma il capello si arrotola all'interno e quindi non dovrebbe rovinare più tanto il capello. Io l'ho messa a 200, Imetec consiglia da 200 in poi. Io ho il capello molto sottile, quindi la metto a 200. Rotazione anti-oraria. Preso la ciocca, l'ho pettinata, mi preparo con la piastra così dall'alto verso il basso, inserisco all'interno la ciocca, la faccio ruotare all'interno, chiudo la piastra e se parto con la rotazione, sto un decina di secondi in questa posizione, mollo la rotazione, apro la piastra. È uscito il boccolo, ora molto stretto, io poi lo andrò ad aprire dopo. Rispetto a un ricciacapelli, diciamo classico, è molto più rapido riuscire a fare tutta la capigliatura. Io ora sto praticamente vicino a questi capelli da 7 minuti, di cui questi qua parlati, quindi ovviamente si perde relativamente più tempo, però in 5 minuti ti sistemi i capelli. Se vi si dovessero incastrare dei capelli all'interno, niente panico, mollate la rotazione, la faccio così, e lasciate scorrere i capelli. Se uno è rimasto incastrato, si togliono, non si strappano, o almeno finora non ho trovato ciocche di capelli all'interno del sistema di rotazione. Prima di mollare, non so se avete notato, lascio un attimo, così il calore prende vicino ai capelli e mi dà di più la piega. Parto con questa qua più piccina, cerco di girarla verso l'esterno. Quindi piastro così, con molta attenzione, perché veramente 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ok, questo è l'effetto senza muoverli. Io ora li andrò un attimo a fissare con la lacca e dopo, prima di scendere, li vado a muovere. Giù nell'info box, oltre ovviamente avete visto io come li faccio, vi lascio anche il sito e, se non erro, ci dovrebbe essere un link per il video illustrativo proprio della Imetech, dove in pochi passaggi vi mostra tutti e quattro i modi di utilizzo, molto facili e intuitivi. Mi continuo a toccare i capelli perché sono terrificanti oggi, e per vedere giusto un attimo come si fanno anche gli altri due, le altre due messe in pieghe. Allora, cosa dirvi di questa piastra? Ora la tengo accesa, quindi scotta un po'. Io la adoro. Solo un'accortezza: bisogna piastrare i capelli, come ovviamente tutte le piastre, con un capello perfettamente asciutto. Non deve esserci neanche un goccio di umidità, altrimenti andiamo a rovinare il capello. Ma questa è un'accortezza che si utilizza con tutte le piastre, quindi era anche inutile specificarlo. In ogni caso, mi piace l'effetto che mi lascia, specialmente quando faccio la piega liscia, perché avendo questa forma a spazzola riesco ad avere tanto volume su. È molto facile fare il volume e mi piace tanto anche per girare la ciocchetta esterna qua verso l'esterno quando sono sia liscia che mossa. È molto semplice. Ormai la utilizziamo da forse un 6 mesi. Fortunatamente, rispetto all'altra piastra pettine, non è esplosa. Se volete sapere di cosa sto parlando, vi lascio la recensione della spazzola piastra che ho recensito, non erro, quest'estate. Ci è esplosa in mano, quindi quella cosa non la sopportiamo. Questa invece, Imetech, bellissima, è una garanzia ed effettivamente è una piastra ad altissimi livelli. Mi piace tantissimo, è facile d'utilizzo, la manovrabilità è semplicissima, quindi perfetta. Recensione ok, finita. Ok, spero che queste poche parole su questa piastra vi siano state utili. So che ha un costo, però sono prodotti garantiti. Non vi esploderà mai in mano, le ultime parole famose ora esplode. Comunque sono Imetech, comunque è una sicurezza. Io ora vi lascio alla vostra vita, vi mando un grosso bacio e ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba.